Si è da poco conclusa l'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana prima della consueta pausa estiva, ma l'agenda dei rappresentanti di Palazzo del Pegaso è già ricca di impegni alla ripresa dei lavori. Ad attendere il presidente Antonio Mazzeo a settembre una nuova missione istituzionale oltreoceano a San Francisco in California. Al centro l'apertura di Casa Toscana. Io di questo sono orgoglioso, questa è la terza tappa. Prima siamo stati a Washington insieme al presidente Gianni, poi abbiamo incontrato tutti i soggetti più importanti a partire dall'ambasciatore italiano, poi sono stati il presidente Gianni a New York a lanciare iniziative culturali. Qui invece andremo ad aprire Casa Toscana, sarà il luogo in cui le start-up toscane potranno avere uno spazio per andare a capire come funziona il mercato dell'attrazione investimenti americani, sarà un modo con cui noi potremo permettere a tante imprese del nostro territorio di andare a cercare finanziamenti, di andare a cercare mercati alternativi. Io guardo negli occhi di quelle ragazze e di quei ragazzi che in questi anni abbiamo premiato col premio Innovazione, quante volte ci avevano richiesto aiutateci a uscire, aiutateci a allargare i nostri mercati. Buona politica è questo, e sapere che ci sarà Casa Toscana a partire dai primi di settembre mi dà il segno che la strada che abbiamo tracciato è quella giusta e che la strada da perseguire deve essere questa, da farla con forza e con determinazione.